Mario Crocetta in conferenza stampa annuncia il suo pacchetto tsunami, cambi in vista per province, enti e formazione. Nega un passaggio e viene pestato a sangue, successo in via Salso Licata, a subire la violenta aggressione è stato un automobilista cinquantenne, due gli arrestati. Domenica 10 marzo saranno consegnati i lavori di ripristino del ponte Verdura, l'ANAS ha reso noto che tutto è pronto per l'affidamento alla ditta messinese di Carmelo Gangemi. Da venerdì prossimo al Teatro Pirandello Gianfranco Iannuzzo è in cerca di un tenore, l'evento presentato alla stampa. Bentrovati con una nuova edizione del TG98, il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, annuncia nel corso di una conferenza stampa il pacchetto tsunami che va dal reddito minimo ai tagli alla casta, illustrata anche la norma varata dalla Giunta che prevede l'abolizione degli ATO idrici e dei rifiuti. Qualche ostacolo per l'abolizione delle province arriva dall'UDC. Vediamo il servizio. Crocetta annuncia il suo pacchetto tsunami, un programma tagliato con l'accetta e iscritto nell'agenda delle cose da fare. Sarà in molti casi l'ARSA a dire l'ultima parola, ma il governatore tira dritto sulla rotta della sua rivoluzione, dalle province alla formazione, dagli enti alle partecipate. Niente viene lasciato indenne in omaggio all'annuncio presidenziale, sono più grillino dei grillini. Crocetta si presenta a Palazzo d'Orléan con un cerchio per scherzare sul cosiddetto cerchio magico, l'assemblea di coloro che sarebbero vicini al cuore agli interessi del governatore. Subito un annuncio, abbiamo trasferito dalla segreteria generale Franco Schillaci, il genero del capofamiglia di Villa Abate Mandalà, si occupava da 20 anni di fondi strutturali in pieno stile antimafia d'assalto. Il titolo non lascia dubbi, ieri sera abbiamo vagliato un pacchetto tsunami, spiega il governatore. Non solo la riforma delle province con la creazione di liberi consorzi, gli attuali capoluoghi di provincia resteranno comuni capofila del consorzio. In termini di budget significa che una serie di competenze vengono trasferite ai comuni e alla regione. Il personale verrà trasferito oltre che ai consorzi anche a comuni e regione. Questa riforma dovrà essere accompagnata da quelle dei rifiuti e dell'acqua. Abbiamo anche istituito il fondo contro la povertà e l'emarginazione, il salario di sussistenza. Il fondo contro la povertà verrà dato alle famiglie sotto il livello di povertà, cioè 5.000 euro all'anno. Nessuna famiglia potrà avere meno di 5.000 euro. Abbiamo trovato per questo 20 milioni. Il risparmio sulle partecipate, l'abolizione degli IACP e dell'IRCAC, gli altri piatti forti, d'un menù piccante. Le economie non sono mai troppe e non risparmiano illustri inquilini di Palazzo d'Orléano, prestigiosi enti. Abbiamo abrogato il milione di euro di contributo al Cerisdi e poi avevamo gli uccelli in affitto per 500.000 euro l'anno gestiti dalla famiglia Lauricella. La fantasia di questa casta supera ogni immaginazione. La vecchia classe dirigente dovrebbe suicidarsi. Niente nuovi costi di formazione, basta con gli stipendi d'oro. Il finale è dedicato alla politica e alla tenuta della maggioranza dopo gli strali di D'Alia, plenipotenziario UDC. D'Alia è critico sulle province? Non lo capisco. Il suo partito non ha forse sostenuto Monti che voleva abolire le province? E basta dire che sono vicino ai grillini. Io sono più grillino dei grillini. Tutto quello che sto facendo era previsto nel mio programma elettorale. Qualcuno è nervoso? Forse capiscono che l'abolizione di alcuni organismi non consentirà di piazzare qualche militante. L'UDC, ieri abbiamo fatto una riunione di maggioranza e non ho notato alcun nervosismo. Questo è il modello Sicilia. Il modello Sicilia è di fare un'azione di buon governo che aiuta i poveri, elimina i privilegi delle caste e mette in moto un meccanismo di sviluppo per effetto della solidarietà ai poveri e gli aiuti alle imprese. Levare alle caste per dare ai poveri. Perché noi non è che apriamo solo le province, sopprimiamo 10 enti inutili, consigli di amministrazione inutili, cominciamo a attuare misure per pagare le imprese attraverso il Tinac Abond, troviamo i soldi per creare il fondo di lotta alla povertà e all'emarginazione, faremo progetti lavorativi per 540.000 siciliani per 3 mesi che potranno godere di un minimo di salario di sussistenza con i soli
con la sola abolizione delle province si possono fare lavorare 40.000 persone, per intenderci, disoccupate e inoccupate per 3 mesi, diviso significa 10.000 in un anno sostanzialmente anche, e noi continuiamo a mantenere strutture che non servono, le competenze passano ai comuni, i consorzi di comuni non avranno le stesse funzioni delle province, per intenderci, saranno organismi elettivi di secondo grado e razionalizzeranno tutti quei consorzi tipo gli ATO, consorzi turistici eccetera che esistono, che ogni volta creano una nuova struttura e nuovi costi eccetera, e quindi razionalizziamo un sistema di costi che adesso noi reputiamo a diverse, stimiamo intorno a diverse centinaia di milioni di euro. Per il deputato regionale dell'UDC Calogero Firetto le province vanno abolite veramente, poiché quelle attuali sono già liberi consorzi. Non è quindi pensabile un semplice mutamento di denominazione, occorre eliminarle e procedere alla riforma della burocrazia regionale distribuendo le competenze tra i comuni. Due licatesi sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di aver pestato a sangue un uomo che gli aveva negato un passaggio. Si tratta di Daniele Incorvaia, 28 anni, e Toni Ziccardi, di 20 anni. Il fatto è successo lunedì sera intorno alle 23, quando i due avrebbero chiesto un passaggio in auto ad un licatese di 51 anni. Quando l'uomo si è rifiutato è stato aggredito e picchiato selvaggiamente. Soccorso da alcuni passanti, l'automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo, dove i medici gli hanno riscontrato diverse lesioni e fratture in varie parti del corpo e lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di 35 giorni. I due responsabili poco dopo sono stati rintracciati da poliziotti e carabinieri, che a loro volta sono stati aggrediti, e in quattro hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Luigi Luparello, il 24enne di Porto Empedocle, vittima di un accoltellamento avvenuto ad Aragona lo scorso 23 febbraio, è stato sottoposto al quarto intervento chirurgico. Il giovane si trova ancora ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Agrigento. I poliziotti del commissariato frontiere di Carabinieri di Aragona, che si stanno occupando delle indagini, dovrebbero aver identificato alcuni giovani che avrebbero preso parte la rissa al fine di identificare il responsabile dell'accoltellamento. Un contributo importante sarà dato dalla vittima, che a causa delle gravi condizioni non è stato ancora ascoltato. Cercano le tracce dei banditi che poco prima avevano rapinato la banca di credito cooperativo Toniolo e trovano il bottino di un furto compiuto la notte precedente nella chiesa di San Paolo. È accaduto ieri a Caltanissetta, agli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile Nissena. L'area furtiva, composta da 4 calici, 2 teche per ostie, 4 pizzi di un corpo lazionario ed un computer portatile, era contenuta in 2 sacchi che i poliziotti hanno trovato celati in un groviglio di arbusti nella zona verde tra la via Turati ed il carcere minorile. Gli oggetti sono stati restituiti al parroco della chiesa derubata, Don Ignazio Carletta. Domenica prossima, 10 marzo, saranno consegnati i lavori di ripristino del ponte Verdura, crollato lo scorso 2 febbraio. L'ANAS ha reso noto che tutto è pronto per l'affidamento alla ditta messinese di Carmelo Cangemi. Vediamo il servizio. Sono passati 32 giorni dal 2 febbraio, quando sulla strada statale 115 Agrigento Sciacca crolla il ponte sul fiume Verdura. Fortunatamente nessuno si fa male, grazie ad un automobilista che si è accorto dell'avvallamento della strada e ha dato l'allarme. Ma tanti disagi causati dalla chiusura di questo tratto di strada e dai percorsi alternativi che allungano notevolmente il tempo di percorrenza. E intanto è prevista per domenica prossima, 10 marzo, la formalizzazione della consegna dei lavori di ripristino del ponte al chilometro 135 della strada statale 115 sud-occidentale Sicula all'impresa affidataria Gangemi Carmelo di Tusa, in provincia di Messina. L'importo dei lavori è di circa 364.000 euro.
Si sono svolti gli ultimi incontri con i consulenti della Procura di Sciacca e i tecnici della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento per definire le modalità di intervento da adottare per la rimozione e l'accantonamento delle parti del viadotto interessate dal crollo e che sono nella disponibilità della Procura. Tali attività preliminari all'inizio dei lavori di ripristino saranno espletate, salvo avverse condizioni meteo, entro sabato 9 marzo. Altra notte di maltempo, quella appena trascorsa in Sicilia, i venti di burrasca sudorientale associati a precipitazioni di forte intensità imperversano sull'isola e secondo le previsioni proseguiranno per l'intera giornata. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile ha diramato lo stato di preallerta. La zona maggiormente colpita, la costa tirrenica, dove sono previste anche possibili mareggiate. Diverse in provincia di Agrigento sono state le chiamate giunte alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Fortunatamente non si segnalano danni di particolare intensità. Nel centro storico di Agrigento e precisamente nella via Duomo il vento ha scoperchiato un vetusto immobile disabitato. Disagi invece per il traffico veicolare in transito lungo la strada statale 115 dove nei pressi di Licata l'arteria è rimasta chiusa per alcune ore a causa di un incidente che ha coinvolto un auto articolato. Tanti invece sono stati gli interventi di liberazione di rami dalla strada effettuati dai vigili del fuoco nel versante montano della provincia, specie nella zona di Santa Elisabetta. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Michele Contini, ha condannato l'ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, per diffamazione a mezzo stampa a danno del sindaco di Raffadali, Giacomo Di Benedetto. La pena pecuniaria è di 500 euro, oltre 1.200 euro di spese processuali ed il risarcimento del danno in separata sede. Arnone, nel corso di un'intervista, ha denunciato un finanziamento regionale e un acquisto da parte della provincia di Agrigento a favore di due familiari di Giacomo Di Benedetto. L'ex consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Arnone interviene a seguito della sentenza. È tutto vero quello che ho detto, ma sono stato condannato perché ho utilizzato toni troppo forti violando il principio della continenza. Su questi fatti si avrà modo di ritornare ampiamente ed il giornale online agrigentolibera.it di imminente diffusione provvederà a pubblicare integralmente questi atti dei finanziamenti e degli acquisti da parte di enti pubblici a favore di familiari di Di Benedetto oggetto della presunta diffamazione. Giuseppe Gelo Signorino, 63 anni di Agrigento, ex direttore di un ufficio pubblico in pensione, arrestato il 14 febbraio dai carabinieri di Montaperto con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni, adesso torna libero. Lo ha disposto il GIP Alberto Davico, che ha firmato, pronunciandosi sull'istanza dell'avvocato difensore Diego Galluzzo, un'ordinanza di scarcerazione. Al 60enne è stata applicata però la misura cautelare di divieto di dimora in provincia di Agrigento. I militari gli hanno trovato in casa un piccolo arsenale di pistole e munizioni. Il Tribunale di Agrigento, accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Giuseppe Zucchetto e Gaetano Mongiovì, ha scarcerato Filippo Sortino di Palma di Montechiaro, arrestato in flagranza di reato di furto in un'abitazione rurale a Camastra. A Sortino è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. E adesso una breve pausa pubblicitaria, tra poco. A Canicattì in via Licausi due anziani coniugi sono stati intossicati dalle esalazioni di gas sprigionate probabilmente da una stufa difettosa. I due, seppur storditi, hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco ed il personale del 118 li hanno salvati in extremis e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì.
I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, agli ordini di Cesare Castelli, hanno denunciato il comandante di un peschereccio LMA, le iniziali del nome di 51 anni di Termini Imerese, perché insieme a lui è stato sorpreso a bordo un tunisino già espulso nel 2006. La polizia ipotizza che il nordafricano fosse imbarcato sul peschereccio e che lavorasse in nero. Angelino Alfano, il segretario nazionale del PDL, ritorna nella sua città, questa volta lo fa per ringraziare gli elettori, presenti anche gli eletti agrigentini alla Camera e Senato. Ancora incerta invece la posizione dell'onorevole Nino Bosco, Alfano non avrebbe ancora deciso se optare per un altro collegio. Vediamo. Convention di ringraziamento, quella di ieri sera ad Agrigento del gruppo del PDL dopo i recenti risultati delle consultazioni politiche. Presente all'incontro il massimo esponente del partito, il segretario Angelino Alfano. L'agrigentino è ritornato nella sua città, campagna elettorale conclusa. Segretario Alfano, il Partito Democratico vince ma non può governare, il PDL fa una grande rimonta ma non può governare, Grillo ha ottimi numeri ma non ha i numeri per governare, cosa succederà? Succederà che la prima parola spetta al Partito Democratico e noi speriamo che spenda la prima parola per il bene dell'Italia. Se invece vogliono portare l'Italia a sbattere, non avendo alcuna prospettiva di creazione di un governo stabile, allora noi preferiamo che il Partito Democratico faccia davvero una seria riflessione, perché noi non crediamo che dare agli italiani da mangiare falso in bilancio e conflitto di interessi, quando oggi le emergenze dell'Italia sono la crescita che non c'è, il credito delle banche alle imprese che non c'è, l'occupazione che non c'è, il Partito Democratico invece ritiene di risolvere i problemi italiani con leggi quali falso in bilancio, conflitto di interessi, allora abbiamo davvero la prova che questo partito è completamente sganciato dalla vicenda concreta del nostro paese, e pensiamo anche che il Partito Democratico oggi non riesca davvero ad uscire da una fase di stallo e di confusione che è testimoniata anche da un'altra valutazione, cioè che stanno usando nei confronti del Popolo della Libertà e di Silvio Berlusconi maggiore violenza verbale ora che durante la campagna elettorale. All'incontro di certo non potevano mancare gli eletti alla Camera Riccardo Gallo e al Senato Giuseppe Ruvolo e Giuseppe Marinello. Per quanto riguarda l'elezione o meno del candidato favarese Nino Bosco, Alfano ha riferito che questa decisione verrà presa a Roma. Ricordiamo che Alfano è stato eletto in diversi collegi, tra cui quello della Sicilia occidentale. Se decidesse di rinunciare a quest'ultimo, automaticamente lascerebbe il posto all'onorevole Bosco. Anche questa volta Alfano ha confermato la volontà di riaprire una sede ad Agrigento per essere più vicino alla sua gente. Durante l'incontro ha ufficializzato la data della manifestazione del PDL che si terrà in piazza a Roma il prossimo 23 marzo per ribadire le loro posizioni politiche e per dire no all'accanimento della magistratura nei confronti degli esponenti del partito. Si avvicinano le elezioni amministrative, anche il Partito Democratico di Sambuca di Sicilia ha scelto il suo candidato a guidare il governo della cittadina del Velice. Sarà Leo Ciaccio a correre per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative in agenda per 26 e 27 maggio. Lo ha deciso ieri, domenica 3 marzo, la direzione del circolo PD di Sambuca all'unanimità e per acclamazione. Quarantenne, sposato con un figlio, responsabile della Confederazione Italiana Agricoltori di Sambuca e anche l'attuale segretario del circolo PD. Il presidente della provincia, Eugenio Dorsi, ha conferito l'incarico di assessore provinciale al capogruppo dell'MPA Totò Scozzari di Casteltermini. Scozzari, eletto nelle liste del Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, ha svolto all'interno del Consiglio provinciale l'incarico politico di capogruppo consiliare. Dorsi ha già dato disposizione agli uffici di convocare per la mattina di venerdì 8 marzo una seduta di giunta nel corso della quale verrà data la delega al nuovo assessore.
Mi sento onorato per la fiducia che il presidente Dorsi mi accorda, ha dichiarato dopo il giuramento l'assessore Scozzari. Coerente con me stesso, fin da ora dichiaro di rinunciare all'indennità di assessore. Ho accettato questo incarico in spirito di servizio ed il mio sarà un impegno per questi pochi mesi al servizio del presidente Dorsi e quindi del territorio agrigentino. Riunione tecnica di alcuni sindaci nell'aula Giglia della provincia regionale di Agrigento per dar corso alla direttiva dell'assessore regionale Marino sulla costituzione delle SRR, società di regolamentazione dei rifiuti, presieduta su delega del presidente della provincia Eugenio Dorsi e dall'assessore all'ambiente Francesco Cristian Schembri. L'assemblea, al termine di un breve dibattito, ha deciso di adottare lo schema dello statuto delle future SRR tramite la forma giuridica delle SRL e ciò al fine di operare un sostanziale taglio dei costi per la costituzione della società. Infatti, mentre per la SRL si parla di un capitale sociale di 10.000 euro per tutti i comuni consorziati della SPA, questi tocca il tetto di 120.000 euro. Un risparmio abbastanza consistente soprattutto per quei comuni che hanno sofferenze di cassa. In provincia di Agrigento queste società saranno solo due, la prima Agrigento Est e l'altra Agrigento Ovest. Avranno appena tre soli amministratori, uno dei quali verrà eletto presidente e lavoreranno a titolo gratuito in quanto saranno scelti tra quelli che verranno designati dai comuni soci. Da venerdì prossimo al Teatro Pirandello di Agrigento l'attore Gianfranco Iannuzzo, che è anche il direttore artistico del teatro, protagonista nella commedia Leggera in cerca di tenore. Questa mattina l'evento è stato presentato alla stampa, vediamo. L'8 marzo è la festa della donna, quindi io invito tutte le signore agrigentine a venire a vedere lo spettacolo, perché si parla anche dell'eleganza formale e sostanziale delle donne, perché lo spettacolo è ambientato negli anni 30. Noi offriremo una mimosa, sembra il minimo che si possa fare per festeggiare la grazia delle donne. E nello spettacolo, dove si ride, si scherza, però c'è anche un piccolo messaggio ai nostri giovani che pensano che il successo sia una cosa che si possa decidere di perseguire. Il successo è una cosa delicatissima, quelli che lo perseguiamo non ci sentiamo mai arrivati, perché appena ti senti arrivato al successo vuol dire che sei finito, ma accanto a questo c'è una storia molto divertente di un che si svolge in un albergo, nella suite di un albergo, dove arriva il Plácido Domingo dalla situazione, un grandissimo cantante spagnolo, che però arriva ubriaco, fradicio, litiga con la moglie, sembra che sia morto, non si sa come fare, c'è il teatro pieno e io, che sono il factotum del produttore che ha organizzato questo spettacolo, mi propongo per sostituirlo, in un primo tempo soltanto con l'entusiasmo, quando poi questo qua vede che non si può fare diversamente, perché se no il teatro pieno sarebbe un disastro, mi impone lui di vestirmi da Otello, che tanto il pubblico non se ne accorgerebbe, quindi io cerco di parlare spagnolo, di cantare in spagnolo, insomma ci sono una serie di equivoci che fanno molto ridere, molto, molto divertente lo spettacolo, è una commedia leggerissima, allegra, c'è un cast di attori straordinari, in un momento in cui tutti in teatro cerchiamo di risparmiare perché c'è un periodo di crisi che ci attanaglia, ovviamente invece in questo caso c'è una scena molto importante, molto bella, elegantissima di Rubertelli, ci sono i costumi di Dora Argento, ci sono delle musiche fantastiche curate da De Francisci, cioè illuminata molto bene, c'è un cast di attori tutti bravissimi, insomma si è molto pensato che la qualità poi alla fine anche in momenti di crisi possa pagare. Sono stato gratificato moltissimo da questo spettacolo sia la scorsa stagione che quest'anno, se veniamo da Catania dove avevamo avuto un grande successo, ma come potete bene immaginare su un funziona ad Agrigento non è comunato niente. Adesso che io dito e todos, non me domandare altro. È ufficiale, venerdì prossimo 8 marzo ad Agrigento sarà in funzione, dopo il periodo di sospensione, il mercato settimanale in piazza Ugo Lamalfa. Così ha annunciato l'assessore alle attività produttive e sviluppo economico del comune di Agrigento, Francesco Messina. L'area è stata trasferita ed ampliata, il numero di posteggi è stato aumentato a 226, di conseguenza è stato rilanciato il bando per l'assegnazione dei nuovi posti. Il termine per la presentazione delle istanze scade il 15 marzo prossimo.
Un protocollo tra Regione, ANAS, Ferrovie e Governo che istituisca la nascita di un'agenzia che programmi investimenti per le infrastrutture è la richiesta della FIT CISL emersa durante il congresso regionale dove è stato confermato il segretario Amedeo Benigno. Nei giorni scorsi presso la sala conferenze di un noto hotel di Agrigento si è svolto il primo congresso territoriale della CISL Scuola di Agrigento Caltanissetta Enna. Eletta la nuova segretaria, il segretario generale aggiunto è Salvatore Fanara di Agrigento. E adesso seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Nel torneo di eccellenza 5 turni della fine si rende indecisa e la vincente è la lotta per non retrocedere. 7-8 squadre coinvolte nella griglia play-out. Ha fatto un bel passo in avanti il Mazara che sorprendentemente ha stordito il forte Riviera Marmi. Vediamo gli highlights. Allo stadio Nino Vaccara, 25esima giornata del campionato regionale d'eccellenza. Mazara contro Riviera Marmi. Buon pomeriggio e bentrovati cari amici sportivi. L'unico che non timbrerà il cartellino quest'oggi per la squalifica è Dragotto, il portiere. Ancora una serie di batti e ribatti con Vito Bono che prova a controllare adesso il pallone, riesce in qualche modo a servire Alessandro Cammareri, ancora il numero 7, prova a cercare lo spazio, preferisce la conclusione, il tiro è centrale e non potentissimo. 10 minuti di gioco sul mio cronometro, ancora 0-0, Mazara che usufruisce di questo calcio d'angolo, il pallone che arriva all'altezza dell'area di rigore e c'è il gol del Mazara, il colpo di testa di Bruno Calandrino, seconda rete stagionale per lui, Mazara in vantaggio, Mazara che sblocca quindi il parziale al decimo. Ma l'azione è ancora viva con Vito Bono con il pallone sul sinistro, scarica ancora l'indirizzo di Cammareri, il passaggio di ritorno per Vito Bono all'interno dell'area di rigore, prova il dribbling, Bono all'interno dell'area, mette la sera e c'è il gol, 2-0 del Mazara, la rete di Messina probabilmente, no, di Agate, cerchiamo di capire chi ha segnato, che azione del Mazara al 19esimo. Mazara che raddoppia, c'è il Mazara che è chiuso in vantaggio il primo tempo. Ancora il Mazara in avanti con Esposito che prova a servire Alessandro Cammareri, il pallone sul secondo palo, l'intervento di Giacalone proprio a togliere il pallone dai piedi di Vincenzo Agate, rimessa con le mani, poi Agate termina giù, un fallo forse anche danni di Messina che prova ad involarsi, palla al piede, il numero 11 salta il terzo avversario, ancora le prese con un altro avversario, Messina la conclusione, il tiro ed il gol, che gran gol di Domenico Messina, supera tre avversari, pallone sul destro e poi il tiro, il suggerimento per Nanni Castiglione, la sera che arriva dalle parti di Sciacca, trova un compagno all'interno dell'area di rigore, l'uscita disperata di Iacono. C'è Sciacca, scivola Calandrino, quindi Sciacca ha la possibilità di mettere il pallone al centro, il colpo di destra, la traversa, nega il gol, il pallone che rimane lì. Proteggendo benissimo il vantaggio, adesso c'è un pallone, attenzione all'autogol di Fabio Russo. Si riapre la partita, Mazara 3, Riviera Marmi 1, sembrerebbe quella regolare, intanto c'è Lunetto con il destro, il pallone, la parata di Giacalone, la sera che rimane ancora lì con Messina che prova a rimetterla al centro. Nolfo, ancora il numero 16, prova la conclusione, la parata, poi con l'ausilio dal palo c'è Pietro Iacono e poi la posizione irregolare. Va il numero 18, il pallone messo in avanti dalle parti di Alessandro Cammareri che si porterà la sera verso la bandierina, non riesce però a controllarla. Triplice fischio liberatorio al Nino Vaccara. Mazara batte Riviera Marmi 3-1. Le reti le ricordiamo Bruno Calandrino al decimo del primo tempo, al ventesimo il raddoppio di Vincenzo Agate. Nel secondo tempo Domenico Messina a segnare il 3-0 e poi l'autogol di Russo, l'unico break della Riviera Marmi. Quindi sarà presentato alla stampa questa sera nella sala convegni alla presenza del direttore artistico Piero Baiamonte, dei commissari e del responsabile dell'ufficio cultura Renato Volpe, il ricco programma della stagione artistica e culturale 2013 del Castello Chiaramontano di Racalmuto. La stagione artistica aprirà le porte il 23 marzo con la mostra Fotografi Orizzonti per immagini e dintorni, ritratti, paesaggi, natura raccontati attraverso lo sguardo dei quattro fotografi in mostra, Peppe Cumbo, Giuseppe Parello, Alessandro Giudice e Andrea Sardo.
La presentazione della prima edizione del premio giornalistico Asso Stampa Agrigento sarà l'oggetto della conferenza stampa in programma sabato prossimo 10 marzo alle 10.30 nella sede della segreteria provinciale di Piazza Aldo Moro 11. Ad illustrare il regolamento, la composizione della giuria e le diverse sezioni del premio sarà il segretario provinciale Stelio Zaccaria. Saranno presenti i componenti della segreteria e gli iscritti al sindacato. Il premio sarà riservato a giornalisti dei settori della carta stampata, della radio, della televisione e dei nuovi media che si saranno particolarmente distinti sia per originalità e capacità di approfondimento, sia nel contribuire con serietà e impegno al prestigio del giornalismo nel territorio. Bene, questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Previsioni per oggi, al mattino a nord tempo uggioso con deboli piogge, a sud tempo uggioso con deboli piogge, nel pomeriggio a nord tempo uggioso con deboli piogge, a sud tempo uggioso con deboli piogge. Previsioni per domani, al mattino a nord tempo uggioso con deboli piogge, a sud nubi irregolari con locali acquazzoni, nel pomeriggio a nord schiarite alternate a nubi sparse, a sud nubi irregolari con locali acquazzoni.